Benvenuti! Sì, siamo tornati sul lago di Garda. Mi trovo al Parco del Germano, un posto splendido situato a Bardolino che è totalmente immerso nel verde. Tra l'altro ha una particolarità, perché questo non è un semplice hotel. Qui troverete dei veri e propri appartamenti anziché le classiche stanze che vi faranno da dimora per i giorni in cui pernotterete. Stupendi questi appartamenti tra l'altro. Adesso vi farò vedere dove siamo noi e vi farò vedere anche l'esterno. Per farvi vedere l'appartamento però è necessario fare un salto indietro nel tempo, perché noi siamo arrivati qui ieri sera, quindi è già passato un po' dal nostro arrivo. Ma ho registrato ieri sera l'interno dell'appartamento, quindi indietro. Ciao, sono io del passato che sto per farvi vedere dove siamo. Entriamo dentro. Eccoci. Benvenuti. Dall'ingresso subito sulla destra abbiamo primo bagno e abbiamo ovviamente il gabinetto, ovviamente il bidet, un enorme specchio, lavandino, doccia ed è tipo tematizzato, è bellissimo questo bagno. Poi abbiamo il primo armadietto, che comunque è praticamente un'altra stanza, perché oltre questo c'è il sottoscala che è immenso. Figo. Proseguendo, prima stanza. Due letti singoli, quello ovviamente è il mio, non so se si capisce. Armadio con due ante e la TV. Questa è la mappa del resort che, come potete vedere, è immenso. E niente, proseguendo andiamo al piano di sopra. Eccoci, il piano di sopra è composto da questa sorta di salottino con il tavolo per mangiare. Divano angolare che comunque fa anche da posto letto. Sono due posti letto perché lì c'è un altro. A destra c'è la cucina. E qui c'è un'altra camera da letto, un po' più grande, che ora vedremo. Prima però voglio farvi vedere, ora è sera perché comunque siamo arrivati da poco ed è già sera, purtroppo non si vede nulla. Però qui c'è la vetrata enorme che, un attimo se riesco ad aprire, ok, che affaccia sul lago, che in questo momento non vedete per niente. Peccato perché non rende, però anche in questo momento è affascinante. Qui c'è il terrazzino. E niente, domani mattina vi farò vedere meglio. Qua in questo momento non ha senso. Ok. E questa è la parte principale del piano di sopra. Proseguendo c'è la seconda camera da letto, la più grande, che ha armadio, questa roba che bello, non so come identificarlo, però bello. Letto, TV e ha anche il bagno in camera, che è una cosa un sacco comoda. È più piccolo rispetto a quello che abbiamo visto sotto, però voglio dire, niente male. Anche qui affaccio fuori. E nell'armadio c'è la cassaforte, sempre utile. Comunque mi stava dicendo che... che per la cronaca questa si chiama toletta. Ok. Ok, siamo tornati nel presente. Se l'interno vi è piaciuto, vi assicuro che l'esterno è ancora più bello, perché credo che la vera attrazione di questo posto sia l'esterno. Ha degli spazi immensi, è tutto organizzato in modo perfetto, strarilassante per gli occhi perché è tutta natura. E poi c'è una pace qui, ragazzi, bellissimo. In questo momento mi trovo nella zona dove c'è la piscina estiva, credo. È un po' inquietante perché è totalmente vuota, non c'è anima viva, però credo che in estate sia una delle attrazioni principali di questo posto. Ve la faccio vedere. Ecco, è questa, che come potete vedere è vuota e che comunque è immensa. Boh, probabilmente dovrei venire in estate per farvela vedere meglio, perché così non rende, ma deve essere davvero fantastica nel periodo in cui è aperta. E qui prosegue ovviamente tutto il sentiero per andare laggiù, che è immenso. Credo che non riuscirò nemmeno a farvi vedere tutto il parco in un solo video, perché è davvero immenso. E qui davanti a me c'è una vista splendida del lago. È strarilassante questa cosa, mi piace da morire. Ok, proseguiamo. È veramente immenso, non credo che vi farò vedere tutto perché sarebbe un video lunghissimo. Comunque vi posso assicurare che gli esterni sono la parte migliore di questo posto.
In fondo qui è tutto organizzato come fosse una vera e propria città a parte, perché avete il vostro appartamento, siete ovviamente vicini di casa di altri ospiti dell'hotel. Dicevo, siete vicini di casa di altri ospiti dell'hotel. Questa cosa, ve l'ho già detto nel Belvedere Village, mi fa impazzire. Non so perché, ma è una cosa che mi affascina. Comunissima, però mi piace. Alle mie spalle c'è una delle piscine del resort che è piena, ma non so effettivamente se è fruibile in questo momento. Vi faccio vedere perché è stupenda. Ok, credo non sia fruibile in questo periodo, però ha il suo fascino. Tra l'altro, lì ci sono pure delle anatre. In questo momento mi trovo nella terrazza panoramica del ristorante, che è splendida. C'è una vista della Ligarda pazzesca e, come avete visto, qui sotto c'è una delle piscine del resort, che è attualmente chiusa ovviamente, ma che comunque ha il suo fascino, come tutto l'altronde qui. Mentre lì su, ora vi faccio vedere, c'è anche un rooftop. Lì. Anche dal nostro terrazzino c'è una vista splendida del tramonto sul lago. E niente, era doveroso farvelo vedere. Bene, può concludersi qui questo video. E credo sia molto più breve rispetto ai soliti, ma va bene, giusto un aggiornamento per farvi vedere dove staremo in questi giorni. Nel frattempo vi ricordo di seguirmi su Instagram, @chrisgiorni, e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Grazie per aver guardato il video e alla prossima.